Vabbè, Foggia dovrebbe giocare sempre per 3 punti anche oggi, però non ci siamo riusciti perché nella costruzione di gioco ci sono state troppe imprecisioni. Poi la squadra avversaria ha fatto bene, specialmente all'inizio del secondo tempo, abbiamo subito gol e poi abbiamo recuperato sempre all'ultimo perché la squadra non si arrende, ma tra non arrendersi e giocare calcio è diverso. Come io non mi sono lamentato fino all'altra settimana di squadra e di punti quanti ha conquistato all'andata, non mi lamento nemmeno ora. Io penso che per una squadra fatta da capo, fatta con i giocatori senza esperienza di categoria, già dato tanto. Poi è normale che ci sono finestre di mercato che sono aperte e se c'è possibilità di migliorarsi, penso che la società. Mi aspetto sempre di più, ma ripeto, per come è stata costruita la squadra, quando è stata costruita, la squadra ha fatto miracoli. Vabbè, io spero che si recupera in questa pausa perché c'è tempo da oggi a 9 per giocare la partita. È normale che noi dovremmo fare dei richiami in questa pausa e se c'è tanta gente che ci manca, forse non è ottimale, però faremo quello che si può fare. Discorso poi di nuovo di attacco. Attacco per segnare ha bisogno di rifornimenti. E quando manco rifornimento, qualsiasi attaccante non ci arriva. Non è che abbiamo costruito tanto per fare gol agli attaccanti. Abbiamo sbagliato troppi passaggi facili, quello poi non permette di andare più avanti e in più la squadra si demoralizza. Ma dobbiamo essere più concentrati e più precisi. Non lo so, Peterman penso che ha preso una botta su. E ci ha toccato sciatico e non può camminare attualmente. Garatone sul ginocchio, anche lì botta. E bisogna vedere quanto tempo ci vuole. Io mi auguro che non è niente di grave. Grazie. Prego.